Allora, ieri sera su Rai 1 è andata in onda la fiction La bambina che non voleva cantare, ha ripercorso gli anni di infanzia e di adolescenza della cantante Nada, dal mondo contadino toscano degli anni 50 fino ai riflettori del Festival di Sanremo nel 69, in cui Nada debuttò a soli 15 anni. Noi ne vogliamo parlare con la regista di questa fiction, Costanza Quatriglio, collegata con noi. Buongiorno e grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Costanza, complimenti innanzitutto e grazie per aver accettato il nostro invito. Allora Costanza, devi sapere che noi abbiamo qui Massimo Galanto, che oltre a essere ovviamente responsabile del social corner di RTL 102.5 è uno dei più autorevoli commentatori di televisione per TV Blog. Alle 10 arriveranno i dati d'ascolto. Io immagino che lui, al di là dell'ascolto, abbia una domanda, perché hai costruito una storia veramente molto bella. Noi ieri sera l'abbiamo vista, sei stata bravissima, il taglio di luci, tutto, insomma, costruito alla grande. Massimo, ti lascio la palla. Grazie. Allora, buongiorno. Buongiorno. Sicuramente no, la prima domanda che sorge spontanea è capire un po' la genesi di questo film e poi anche le difficoltà, perché stiamo parlando di un personaggio assolutamente vivente che quindi immagino possa aver, come dire, anche espresso la sua opinione su determinate scelte. Quindi queste due cose per l'inizio. La genesi di questo film è un po' lontana, perché io ho letto un'autobiografia di Nada. Nada ha scritto un'autobiografia dove racconta la sua infanzia e la sua adolescenza. È un libro che si intitola Il mio cuore umano, che è uscito nel 2008. E conoscevo già Nada, quindi ho letto questo libro. Mi ha appassionato il modo in cui lei racconta questa infanzia in questo posto toscano, questo mondo un po' antico, la malattia della madre, la depressione, la scoperta del talento, insomma c'erano tutti gli ingredienti che mi piacevano. L'anno successivo abbiamo fatto con Nada un documentario musicale che si chiama proprio Il mio cuore umano, dove lei si racconta come artista, quindi c'è tutto il suo percorso musicale, la sua poliedricità, e così insomma è nata si è coltivato questo desiderio, ecco, di fare questo film. Io ho sempre voluto fare questo film con il tono della favola, volevo raccontare la storia di questa bambina come una favola. Quindi le difficoltà sostanzialmente, non ci sono state delle difficoltà, nel senso che avendo questo rapporto da tanto tempo, Nada si è fidata molto di me e questa fiducia mi ha dato anche molta libertà. Certo. La libertà di inventare, di costruire, di cucire gli ingredienti che c'erano in nuce nel suo bellissimo racconto autobiografico, e quindi più conoscevo, più sapevo dei sentimenti reali, delle sue reali emozioni, del dramma per questa madre malata, più sapevo delle cose, più mi sono sentita libera attraverso la fiducia di Nada, e quindi è stato molto bello il lavoro. Allora, Costanza, di fatto Nada ha scritto la sceneggiatura e tu poi hai costruito, no, intorno la regia di questo film. Ci tengo, Nada ha scritto, ecco, un libro autobiografico. Quello sì, d'accordo. Il soggetto è un'altra cosa, nel senso il film è un'altra cosa, perché il film ha una sua drammaturgia, una sua autonomia, anche una sua libertà. La sceneggiatura l'ho scritta insieme a Monica Rametta. Nada ha letto la sceneggiatura quando era pronta, è stata fatta, è stata scritta. Volevo chiederti comunque, rispetto a questo, quanto hai condiviso appunto con Nada, sia del soggetto, della sceneggiatura, sia anche di una serie di scelte degli attori, delle attrici, delle musiche. Hai condiviso, o a un certo punto lei si è trovata il prodotto finito e se l'è guardato? Lei ha visto il film soltanto quando è stato finito, quando ho chiuso il montaggio. Quello che ho condiviso con lei, come dicevo prima, è stato il sentimento di questo film, molto prima che lo girassi, e questa sua condivisione con me dei suoi sentimenti, delle sue verità, dei suoi ricordi è stato fondamentale. Dal punto di vista creativo, proprio strettamente creativo, abbiamo fatto una cosa insieme molto bella, cioè abbiamo sfogliato il suo quaderno delle canzoni di quando era ragazza e abbiamo individuato così a volo d'angelo dei titoli possibili, titoli che poi la bambina avrebbe cantato nelle gare di canto, no? E lì, anche lì, però è stato anche da parte mia c'è stata anche una grande libertà di scegliere poi i titoli che avrei preferito inserire, ecco. Così. È stato una collaborazione senza
cioè, la collaborazione, ci sono tanti tipi di collaborazioni, ecco, la nostra collaborazione è stata una intesa. La nostra intesa ha fatto sì che mi sentissi libera di fare il film che volevo fare, quindi poi lei l'ha visto finito e, certo, ed è stato bello quando si è emozionata, ha detto quasi che vedesse la storia, che vedeva la storia di un'altra bambina. Questo è, no, è sicuramente un motivo di grandissima soddisfazione. Senti, Costanza, parliamo anche di Tecla, no? Che naturalmente la interpreta. Questa ragazza molto giovane, questo si può dire veramente una brava ragazza, che scopriamo essere una bravissima cantante, che abbiamo sentito poco prima delle news il suo ultimo pezzo, L'urlo di Munch, ma anche una bravissima attrice. L'abbiamo vista sul palco del Festival di Sanremo, giorno della finale, a fare la co-conduttrice. Che idea ti sei fatta di lei, partendo proprio dal festival? Ma io mi sono fatta un'idea di Tecla, di una persona preziosa, di un talento da proteggere, da coltivare, e di una persona molto sensibile. Il lavoro che abbiamo fatto con Tecla è stato molto affascinante, perché io non ho chiesto a Tecla di imitare Nada o di fare, appunto, diciamo, di avere l'ansia di essere come Nada. Quello che abbiamo fatto è stato quello di attingere ai sentimenti più sinceri, e Tecla dalla sua una profonda sensibilità, quindi è stata capace di sentire le cose, quindi le canzoni le cantava in presa diretta sul set, dando alle canzoni il massimo dell'interpretazione emotiva. Tra l'altro, in questa conversazione, noi non ti conosciamo, almeno io personalmente, escono fuori dei punti in comune con Tecla. Avete una grazia, una sensibilità e un modo di approfondire molto simile. Questa ragazza, che è giovanissima, ha già una bellissima consapevolezza, si capisce dalla padronanza che ha della sua voce e anche quando viene intervistata, dalla sua sincera emozione e dalla capacità di pesare sempre le parole. E mi sembra che nel tuo modo molto naturale di fare l'intervista con noi questa mattina, questo vi accomuna, vi siete riconosciute, immagino. Ma io sono una persona imprudente, anche Tecla un po' lo è, però Tecla ha 16 anni, io sono imprudente ancora adesso, non so cosa augurarle. Ma te lo puoi permettere, sei un artista, l'imprudenza è un valore aggiunto quando si crea, quindi complimenti. È vero, grazie davvero a Costanza Quatriglio, grazie per questo bel lavoro e naturalmente in bocca al lupo per tutto. Sta arrivando un pezzo di Tecla e tu cominci a sentirlo, dacci il titolo, annuncialo tu. Ma che freddo fa, grazie. Su RTL 102.5.